Ciao amici, ciao ragazzi, ciao ciao a tutti. Allora, oggi volevo fare un tutorial perché è da tanto che non li facevo. Volevo fare un tutorial sui workout. Ne avevo già fatti parecchi, però adesso ho trovato un sistema per semplificare tutto. Allora, stiamo parlando di RGT Cycling. E avevo già fatto un tutorial e spiegavo come creare i workout personalizzato, tabelle personalizzate, SFR personalizzate per RGT. Allora, io come spiegavo nell'altro tutorial, usavo questa pagina qui, che si chiama ZWO Factory. Però avevo delle difficoltà perché questa pagina qui lavora sulla percentuale di FTP. Come spiegavo nell'altro tutorial, quando facciamo i segmenti, quando creavamo i segmenti, come vedete qua, non si lavorava per watt, ma si lavorava per percentuale di FTP e bisognava stare lì anche con la calcolatrice e farsi i conti. Poi anche qui era un sistema un po', non diciamo complicato, ma però era molto scomodo. Per esempio, per adattare il tempo bisogna andare qui con i secondi. Invece, io ho trovato il sistema per sfruttare la pagina di lavoro di Zwift, che è molto più pratica, come vedremo, per creare workout personalizzati per RGT. E adesso andiamo a vedere come si fa. Allora, chiudiamo qui perché non ci serve più e apriamo Zwift. Anche se voi non avete intenzione di usare Zwift, pagare l'abbonamento di 15 euro, questo sistema si può fare anche se non siete abbonati. Allora, apriamo Zwift. Io adesso ho l'abbonamento scaduto, però posso sfruttare Zwift per creare workout su RGT. Come andremo a vedere, la pagina di lavoro di Zwift è molto più semplice, molto più bella. Come dicevo nell'altro tutorial, i workout più belli sono su Zwift, con i loro archi luminosi, con tutto il loro sistema. Però 15 euro al mese sono tanti, sono tanti. Come vediamo, qui ho 25 km di prova, però adesso io non li voglio sfruttare. Allora, facciamo finta che voi non siete abbonati. Qui nella pagina allenamento vi fa andare lo stesso. Schiacciamo allenamento. Poi, qui c'è una voce che è scritta crea il tuo. Spengo la stufa. C'era qualcosa che non inquadrava perché non mi dava l'opzione erg. Probabilmente non gli ho fatto vedere i rulli, allora non facendogli vedere i rulli lui non mi dà l'opzione erg. Perché non mi vede sti rulli? Sono qua. Ok, mi ha preso i rulli. Allora, come dicevo, anche se non siete abbonati come me, andate qua, ecco, adesso vede la modalità erg. Usa modalità erg per fare i workout. La modalità erg è importante, se no sarebbero veramente dei workout poco utili. Allora, dicevo, bisogna schiacciare crea il tuo e vi compare la pagina di lavoro che è molto 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 migliore di tutte quante per creare workout. Allora, diamo un nome a questo allenamento. Lo chiamiamo prova da Zwift a RGT. Prova da Zwift a RGT. Allora, la descrizione possiamo anche non metterla. Come vedete qui, la pagina di lavoro è molto molto bella, perché possiamo andare a lavorare in watt senza stare lì a calcolare le percentuali, a calcolare cose, e poi è molto più sbrigativa. Purtroppo RGT questo tipo di segmento non lo riconosce,
Questo non è una salita, ragazzi. Questo è un segmento che inizia da un certo wattaggio e finisce, se vogliamo fare una cosa, a salire di watt, no? Questo qui non la riconosce, però noi possiamo per toglierlo si rimette qua, possiamo fare una cosa così, se vogliamo fare una cosa graduale. Facciamo 10 minuti di riscaldamento prima del workout. Vedete come con Swift si lavora in comodità, vedete? Mettiamo 140 watt per i primi 3 minuti. Vedete com'è semplice. Poi gli mettiamo la cadenza, 85 di cadenza va bene. Poi facciamo il secondo, 3 minuti. 180 watt, 3 minuti, mettiamo la cadenza, non l'ha presa, mettiamo la cadenza, facciamo una cadenza a seguire, 95, 95 di cadenza. 3, 3, 6, poi gli mettiamo ancora 4 minuti di riscaldamento, 200 watt, 4 minuti, 100 di cadenza. E abbiamo fatto i primi 10 minuti di riscaldamento. Poi gli cominciamo a mettere, mettiamo un segmento. Questo qua. 1, 2, 3, 4, facciamo 5. Anzi, facciamo 6. Anzi, facciamo 5. Mettiamo. Allora, facciamo due. Io vi consiglio di mettere 250 watt, perché poi siamo sempre in tempo a potenziarlo o a diminuirlo se siamo meno allenati. Facciamo 250 watt per 5 minuti. Sto facendo un SFR classica, 5 minuti. Vedete com'è semplice. Mettiamo la cadenza, la SFR classica sono 50-60 di cadenza. Facciamo 50. Poi facciamo un recupero di 2 minuti. Facciamo 170 watt. Perfetto, ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5. Mettiamone ancora una. Facciamo come l'altra. 5 minuti. 50 di cadenza. 'Non abbiamo finito. Dobbiamo mettere qualcosa per sciogliere un po' la gamba. Allora, mettiamo 170 watt. Minuti. Cadenza per sciogliere la gamba, una cadenza abbastanza allegra. Poi facciamo 100. Poi facciamo un'altra cosa. Scendere ancora. 140 watt. Altri 3 minuti. Sempre 100 di cadenza. Vedete com'è bello la pagina di lavoro di Zwift. Finito, ragazzi.
È una tabella di 56 minuti, fatta con Swift, però noi la vogliamo sfruttare su RGT. Allora, come si fa? Come si fa? Allora, state molto attenti. Allora, si salva e lui ce l'ha salvato qui. Prova da Swift a RGT. Una volta che è salvato, usciamo da Swift. Usciamo da Swift. Sempre freddo in questo garage. Allora, seguite bene questo passaggio adesso, ragazzi. Se noi andiamo dentro, questo qui si può fare solo col PC, questo lavoro, col tablet non si può fare. Se noi andiamo dentro documenti del nostro PC, c'è una cartella che si chiama Zwift. Questa cartella ve la installa in automatico quando installate Zwift sul vostro PC. Apriamo la cartella, andiamo sulla cartella Workout. Oh, e apre questa cartella Workout. Qui dovremo trovare un file che si chiama quello, come il nome che gli abbiamo dato. Prova da Zwift a RGT. Lo vedete? Che vi ha salvato quel file. Adesso, come spiegavo nell'altro tutorial, RGT per salvarvi i vostri workout, gli dovete mandare un'email. Gli dovete mandare un'email a questo indirizzo qua. Lo trovate qua nella pagina di RGT, nella pagina web. Niente, non riesco a evidenziare l'indirizzo. Comunque qui c'è l'indirizzo. Workout. Allora, andate nella vostra, nel vostro, nella, quello che usate per spedire la posta. Io uso Gmail. Lo facciamo in diretta. Allora scrivi. Mettete quell'indirizzo, io dovrei averlo già in memoria, vedete, Workout, RGT, poi gli scrivete quello che volete, scrivete Work, loro già capiscono di cosa si tratta, vedete che avevo già mandato qualcosa già prima, uso lo stesso, allora gli dovete mandare il vostro indirizzo di posta. Gli scrivete in inglese che avete creato un workout. Ok. Poi gli allegate il file che abbiamo detto si trova in documenti, cartella Zwift, cartella workout, cartella qui, prova da Zwift RGT. L'indirizzo in cui spedite la email deve essere lo stesso indirizzo di cui vi siete registrati su RGT. Adesso sono le 18:51. Vediamo quanto ci mettono a crearvi il vostro workout. Io penso pochi secondi perché non sarà una persona lì che vi crea il vostro workout, va tutto in automatico. Adesso chiudiamo tutto. Vediamo se è già pronto su RGT. Entrate in RGT, andate su Workout. Quando siete su Workout, loro vi presentano i loro workout, diciamo prefabbricati. Voi avete bisogno del vostro. Allora andate qua nella tendina e schiacciate nei vostri workout, uploaded, scaricati. Scaricati. Vediamo se c'è già. Non c'è ancora. Non c'è ancora. Sono le 18:51, vediamo quanto ci mettono. Eccolo qui, guardate. Prova da RGT a Workout. Avete visto? Ci hanno messo 3 minuti. Allora, io prima vi dicevo che mettete 250 watt perché poi da qui siete liberi di potenziarli o se siete, non siete in grande forma di diminuirli. Per esempio, io so che adesso i miei segmenti di ripetuta sono 250 watt, ma metti caso che io ne voglio fare di più, di quale posso aumentare? Posso 110%,
dovete calcolare il 110% di 250 watt, ok? Potrei farlo di meno. Adesso lo facciamo come abbiamo stabilito, per vedere il 100%. Però prima vi scegliete un percorso, di qui potete scegliere il percorso dove fare il workout. Metti caso che non vi piace, perché loro vi propongono sempre il solito percorso lì cittadino. Se metti che non vi piace, dico voglio farmi un altro percorso. Ha poca importanza il percorso, perché lavorando in erg, il rullo in erg non segue più la pendenza della strada, segue la vostra tabella. Non si indurisce più in base alla discesa, alla salita, alla pianura, ma in base alla vostra tabella. Comunque scelgo questo, poi vado nei miei workout. Evidenzio il workout che mi ha appena creato e lo andiamo a fare. E vediamo se tutto funziona bene. Allora, mi sembra che partivamo con 160 watt, non mi ricordo. Eccolo lì. Partivamo con 146 watt. A 85 di cadenza, questo è il vostro target. Per 2 minuti qua lo vedete il tempo, questi sono i segmenti. Come vedete, io ho messo 255 watt allora, va bene lo stesso. Comunque non ci sono gli archi che trovate su Zwift, qui ci sarà un conto alla rovescia che vi avvisa. Quando finirà il segmento sentirete un ticchettio del conto alla rovescia e vi avvisa che siete entrati nell'altro settore. Boh, ragazzi, questo era il tutto. Come dicevo, durante i workout andate in modalità erg. Come vi avevo spiegato negli altri tutorial, la modalità erg vuol dire che il rullo interattivo non segue più la strada, cioè non cambia la sua tensione in base alla salita, alla discesa, ma cerca di farvi stare nel vostro target. Questo è il mio target. Se io vado a 85, il rullo si imposta per farmi fare 146 watt con 85 pedalate. Boh, mi faccio sto workout di 56 minuti. Ciao ragazzi, spero che sia utile a qualcuno. Sono tornato per farvi vedere il conto alla rovescia, il ticchettio che si sente. Questo sto seguendo la mia tabella. 204 watt a 100 pedalate. Io sono perfettamente in linea con la tabella. Quando mancheranno 5 secondi, sentirete il ticchettio che vi avvisa. Non è come Ruby, che non vi avvisa per niente, e dovete stare attenti voi. Adesso, come dicevo, i workout sono fatti in modalità erg. Il prossimo segmento saranno le 5 ripetute di SFR, che sono a 50 di cadenza, 250 watt. Vedete che il rullo si indurisce in modo che vi faccia fare la cadenza a 250 watt. Niente ragazzi. Era tutto qui.